Look behind you. Milano, 25 febbraio, DJ Sona in set con DJ Snacchino e EFF Snitek su PBA. Oh my god, punze, punze, punze. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Snitek e Ciuchino che stiamo facendo il Champion Spotlight di Bard. DJ Sona. No, comunque di Bard, nuovo campione che sta uscendo. È un support, lo diciamo sin da subito, perché ogni volta mi dite che non dico cos'è. È un Oh, vi siete stupiti, eh? Guardate che figata. È un support. E andiamo subito a descriverlo senza perdere troppo tempo. Questo Bard scala moltissimo il late game, infatti la sua passiva e corrisponde nel raccogliere questi tubetti in giro per la mappa che ti ridanno mana, vita e esperienza. Vengono spawnati ogni tot dei secondi in giro per tutta la mappa, come vedete. Io infatti li dovreste andare a raccogliere in giro, però perdete un sacco di tempo, quindi prendeteli solo quando stanno relativamente vicino. E questi servono ad accumulare stack per i vostri Meepo, che sono quelli che avete qui dietro. I Meepo praticamente possono prendere effetti o danno extra in base a quanti stack avete delle vostre... come si chiamano queste cose? Delle vostre fiaschette. Quindi ogni, per esempio, il prossimo effetto sarà che tra i prossimi 4 fiaschette che prendo avrò 30 di danno in più. Quindi ogni stack, ogni tot di stack avrete degli effetti che possono essere anche dello slow, del danno e così via. È un po' come la passiva di Syndra, no? Quando ce l'avete maxata al massimo, le spell hanno un effetto aggiuntivo. Stessa cosa con la passiva. Esatto. Ah, e altra cosa, potete ogni tot di stack avere dei Meepo extra. Infatti a tipo 15 abbiamo avuto sia io che Snitex un Meepo extra. Questi qua si levano quando ne attaccheremo, vedete? Ne perdiamo uno, però applichiamo tutti gli effetti sul target desiderato. Quindi si levano con gli auto-attack. Da qui invece è uno skill shot che slowa il primo target. Vai, slowami e... tutto. Vai, slowalo Snitex, slowami tutto. Ah, scusami, sei tutto slowato. Mamma mia. Vai, continua pure. Però non è successo tutto questo. Se prende, va a tipo skill shot di tipo snare di Lux. Quindi se prende un secondo target, che può essere un champion, un minion o un muro. Aspetta, c'è Giorgio che ci... Aspetta, Giorgio! Sunnati! No, meccaniche! I due target vengono stunnati insieme. Esatto. Esatto. Oh, però non soltanto con Giorgio, ma anche con muro. Il simpatico muro. Oh, meccaniche avanzate. Ok, poi W intanto te la piazzo, intanto che la spieghi, Sinitox. La W la spiego io, ragazzi. La W è un simpaticissimo altare che ci mette un po' a caricarsi. Cioè, voi lo giocate, poi ci mette un po' a caricarsi. Dopo che si è caricato, lo vedete dall'animazione, vedi, quello con la skin base diventa questa specie di coso luminescente. Quello con la skin invece Elder diventa una simpatica foglia. E se ci passate sopra vi cura e vi speeda. Se invece, come prima ha fatto Sona, Choc, se ci passate sopra su quello nemico lo distruggete. Potete anche spawnare, cioè se per esempio state scappando, potete anche spawnarlo subito così. Fate e lo prendete subito e vi dà movement speed. Però vi cura molto di meno. È un po' più utile quando per esempio state scappando o quando state chasando. Ups. Però per curarvi, per esempio, potete, non so, spawnarne tipo 4-5 in bot lane. E quando state morendo ci correte sopra e vi curate. È una spell di cura che, diciamo, che potete usare quando volete. È una specie di pozza gratis che potete mettere dovunque volete. Poi la E? Poi la E invece è questa cosa magnifica. Aspetta, facciamolo qui. Vado. Oh mio Dio. Hype. Vai. È un portale che potete usare soltanto sui muri e possono usarlo tutti, sia amici sia alleati. Balla. Da un range osceno, cioè proprio osceno, quindi potete usarlo veramente su qualsiasi muro. Il range sia dipende sia... dal muro. Sì, dipende dal muro, ma si può usare più o meno, se ho capito bene, su tutti i muri, vedi, anche più o meno qualsiasi lunghezza. Sì, anche molto corto. Insomma, serve per scavalcare tutti i muri. Però ricordatevi che lo possono usare anche gli avversari, quindi insomma non potete usarlo per scappare, altrimenti sarebbe troppo broken come cosa. E ragazzi, adesso è arrivato il momento, andiamo tutti sotto torre, go now. Vai, go now sotto torre, ragazzi, là. Più veloce Snake. Non la usare tu, la uso prima io. Maledetto. Tu la usi dal drago. Veloci. Te lo slow guardi. Ci muoio. Oh no, ci muoio. Snake. Mamma mia. Adesso chi target? Ma no! Che disabile! La combo è reale, signori. Comunque, ragazzi, come avete potuto vedere,
La ultimate è uno Zonia che può valere sia sui champion alleati, sia su noi stessi, sia sui champion nemici, sia sulle torri, sia sui draghi, sia sui minion. Su Quindi qualsiasi potete cosa, usarlo su anche tutto. su Giorgio, È uno ovviamente. Zonia AOE sui nemici e sugli alleati e sui mostri della giungla, sui minion, su quello che vi pare. Qualsiasi cosa potete farla di entrare in Zonia. Esatto. Quindi veramente un'ottima spell per trollare, secondo me. Sì, parte per trollare, dai, anche in teamfight c'ha la sua utilità. Cioè, vedi. Dipende se Prova riesci a prendere il a pensare. team nemico o se riesci a prendere te. Cioè. Beh, No, può avere dovresti. utilità in entrambi i modi. Pensare all'ultimate di Karthus. Cioè, puoi Esatto. salvare un amico, oppure puoi, non so, magari in teamfight il tuo carry sta essendo zonato, focussato, tu ulti i nemici e quello fa quello che gli pare. Cioè, ha la sua utilità. No, se no Sì. prendi ADC Forse carry nemico, aspetti che tutti si posizionano, poi viene l'unica pecca, secondo one-shottato. me, di questo champion è che, ovviamente, per poter sfruttare la sua passiva non può stare in lane. Però, diciamo. Il gank! Oh mio Dio, il gank. Però come diciamo. Mamma Ah, mia! rip me. Però diciamo come aiutino che ci avete, voi in lane potete mettere Le le cure line della dietro. cura. Tipo, fate finta Quelle che pure questa è la dietro nostra e torre. Noi la l'AD mettiamo carry. qua. Il nostro E carry l'AD quando ha carry bisogno, pia e va. quando sta scappellando prende sicura, mentre voi state in giro a raccogliere i vostri tronchetti. Ok. Comunque, ragazzi, questo è Bard. Spero che il video vi sia piaciuto. Passate anche sui canali di Snidex e Ciuchino. E ricordate di mettere un mi piace nel caso vi fosse piaciuto il video. Al prossimo. Ciao! Ciao bimbi! Yeah.